amici, e benvenuti in questa nuovissima e ultima puntata di 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game sull'Alpha 19. Si conclude qui la serie, abbiamo visto di tutto, per cui amici è stata una grande serie, assolutissimamente una serie multiplayer, l'abbiamo visto. Oltre a questa mappa siamo andati anche in mappe di altri giocatori, di altri iscritti, di altri che hanno partecipato a questa Alpha ed è stata una cosa grandiosa. Siamo qua comunque, benvenuti a The Last Z Spingarda per fare un giro nella base, la base che ci ha tenuto compagnia, che abbiamo costruito assieme, io, tutti quelli che hanno partecipato e voi, grazie ai vostri commenti. Vi invito ancora a supportare questo canale con un bel mi piace che non prende neanche un euro, un bel mi piace, un commento, una condivisione, di iscrivervi al canale e attivare la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione. Vi dico anche amici che le sorprese sul canale non finiscono qui, perché tolta una serie, dentro un'altra serie, quindi mi raccomando continuate a stare sul canale, anche perché quando uscirà l'Alpha 20 molto probabilmente sarà portata. Ora siamo qua nella nostra The Last Z Spingarda, col solito bug, speriamo nella prossima alfa che venga corretto, cioè questa distanza che non si vede anche se a manetta, ma attraversiamo il nostro ponte, questo ponte che è stato costruito alla grande da tutti quelli che hanno fatto parte a questa costruzione, e guardate qua, possiamo tirarlo su, possiamo tirarlo giù, e in questa ultima puntata voglio fare un giro appunto per la base e farvi vedere un po' tutti i punti di interesse che sono stati creati un po' da tutti. Vedete qua, poi qua abbiamo questa salita che ci porta di qua, di là si va sul garage, ma andiamo subito a vederlo, questo bellissimo, bellissimo, bellissima cosa che ha fatto Gordon, se non erro, sì, è stato Gordon a farla, con blocchi che si incastrano che solo lui può fare. E qua guardate qua il monumento, il muro degli iscritti, con i nomi delle persone che nelle varie puntate hanno lasciato un commento oppure scritto un hashtag, eccetera eccetera, tutto che si accende giustamente, guardate qua, con tutti i nomi, il muro degli iscritti, che all'inizio doveva essere un muro, ma un muro poi alla fine non è stato, o per meglio dire, è un muro artistico, diciamo, un muro su più livelli, una cosa, un monumento appunto, che dà un po' l'idea di assomigliare anche a un albero di Natale, diciamo così. Poi vabbè, da questa parte qua abbiamo tutto quello che fa funzionare questo. Da questa parte qua abbiamo una bellissima salita, salita che ci porta poi verso il ponte, verso la vera base dell'Last Spingarda. Ma non andiamo subito lì, ma bensì adesso vi faccio vedere comunque questa cosa qua. Guardate, eccola il ponte. Da questa parte qua si scende, vedete? E siamo esattamente qui. Ora però andiamo prima nel garage. E nel garage vediamo un po' che cosa c'è. Eccolo qua, guardate il garage. Tanto vedete la base là in fondo, eccezionale. Qua si apre e qua ci sono i vari posti per le macchine, bici, auto. Da questa parte qua abbiamo il nostro generatore per tenere le luci accese. E da questa parte qua si sale sopra, si sale verso dove? Si sale verso quella che è una delle salite appunto di The Last Spingarda, eccola qua. Qua, angolo ricreativo, guardate qua, qua ci sono stati un po' di casini, battaglie, perché ovviamente gli zombie arrivano anche qua, un bellissimo angolo ricreativo qua, e poi da questa parte qua si va. Ora, tutte queste cose qua non sono state prese in creative, ma sono state create in modalità survival, quindi è stato un grosso lavoro che trovate, vi ricordo, link in descrizione, la playlist per vedere dalla puntata 1 in poi, in questa cavalcata, fino a questa ultima puntata. Ultima puntata particolare, amici. Qua abbiamo subito i dormitori. Abbiamo Calibruz il Trivella, eccolo qua. Poi abbiamo Amon Rouge Z, eccolo qua. Poi qua abbiamo Gordon MacGyver, guardate qua. Da questa parte abbiamo Braestar, il buon Braestar, eccolo qua. Da questa parte poi abbiamo Anima 88 Missed, perché si è perso, non si è più trovato, come altri che sono venuti un paio di puntate o addirittura una puntata e poi non ci sono più stati. E questo è per farvi capire che comunque, grazie anche a loro che sono venuti anche solo una puntata, ma pensate a tutti quelli che sono venuti in quasi tutte le puntate, è stato un bel impegno per loro. Qua abbiamo Star, qua abbiamo
Panterina con addirittura, guarda, il sacco pelo di un giocatore sconosciuto, pensate un po'. Panterina, cosa ci stai nascondendo? Andiamo avanti, da questo sotto ci sono le Jeep appena parcheggiate, probabilmente piene di roba. Andiamo a vedere prima sotto di qua, giusto per vedere il sotto del ponte, l'idea del ponte, della base sul ponte, con l'orto da una parte, tutto l'orto, e l'orto anche dall'altra, che però, come vedete, è crollato. E questo è un altro bug di 7 Days to Die, che quando vengono ricalcolati i vari blocchi, è facile che possano cadere, quindi è un miracolo che la base stia su. Ora vabbè, c'è anche qua la cuccia per il cane, qua abbiamo tutte le nostre cose, guardate qua che belle, con l'illuminazione e tutto, le nostre fornaci di cui una accesa che andrà a spegnere. Insomma, una puntata un po' finale e come tutte le puntate sono un po' tristi. Qua ad esempio il visore ho attivato. Un po' tristi perché? Perché giustamente all'ultima puntata qua abbiamo le casse da smistare, Cali Edition, Cali 2 che raccoglievo un sacco di roba. Qua abbiamo, guardate, un panorama eccezionale. Qua abbiamo il nostro piccolo magazzino, ma assolutissimamente efficiente. La nostra cucina piccola, ma assolutissimamente efficiente. Poi da questa parte qua si scende e si va e si continua da questa parte qua per andare verso quello che è la zona di decollo. E quindi scendiamo da qua, andiamo verso la zona. Attenzione che qua si rischia di cadere da queste scale. Si apre e siamo qua, alla zona di decollo, col nostro girocottero, pronto per partire, pronto per andare a salutare la base. Ma la base in realtà non è finita qua, perché questa era la base, diciamo, iniziale, la base quella che abbiamo costruito con tanta fatica in survival. Guardate, c'è veramente una base abnorme se pensate al lavoro. E sarebbe da tenere anche questa base in Navez assieme alle altre mappe che abbiamo visto in vari punti di interesse. Ma c'è anche una bella scalettina qua, una scaletta, devo dire, molto bella, molto anche accattivante andandola a vedere, vedete? Dove voi potete, vabbè, qua la passerella e qua, eccola qua, guardate la bella scaletta e ci riporta di là. E abbiamo fatto il tour di questa base. Ma come vi dicevo, non è l'unica cosa che c'è, l'unica costruzione che abbiamo fatto, perché da quella parte là abbiamo fatto altre costruzioni e adesso andremo assolutissimamente a vederle per vedere le altre costruzioni che abbiamo fatto e come sono ora, perché in realtà su quelle costruzioni ci abbiamo fatto anche delle lune rosse. Andiamo subitissimo. Direi di riprendere un attimo la Jeep e di andare da questa parte qua. Vedete, qua c'è un'altra costruzione, costruzione che ci porta in due punti. Nel primo punto è qua, dove abbiamo creato quel muro. Eccolo qua. Guardate, muro che è rimasto così, a parte la scritta che l'ho risistemata, ma è rimasto così dalla luna rossa. Guardate questo muro qua, abbiamo fatto la luna rossa. Vi ricordo che le puntate nella playlist le trovate tutte. E guardate, è stato un muro eccezionale. Guardate qua, un muro dove noi stavamo sopra e sparavamo sotto, mentre tutti questi blocchi qua hanno la corrente elettrica che teneva lontano gli zombie e li friggeva. Ma quel passaggio lì porta anche sempre sotto da un'altra parte, dove da questa parte qua troviamo infatti un'altra delle costruzioni che abbiamo fatto, che ci ha ospitato per alcune lune rosse che in realtà stavamo andando avanti a costruire per poi magari portarla per la prossima luna rossa, ma non abbiamo terminato. Vedete che i lavori sono andati avanti, ma purtroppo non abbiamo terminato. Ma eccolo qua. Questa base qua ve la ricorderete, base che ci ha tenuto compagnia per alcune lune rosse. Lune rosse veramente devastanti, lune rosse che sono state veramente il top, veramente. Arrivava di tutto, esplosioni ovunque, buchi fatti ovunque, ma una grande luna rossa. Ma non solo, perché dall'altra parte della base abbiamo affrontato l'ultima luna rossa qua sulla base, esattamente di là abbiamo fatto una sorta di arena. Andiamoci subito. Andiamo avanti da questa parte qua. Non è questa, vi voglio far notare che c'è un sacco a pelo lì. Guardate, chissà chi l'avrà lasciato. Ma andiamo avanti. Andiamo da questa parte qua e qua, appena carica, il solito problema. Eccolo qua l'arena. Eccola qua, l'arena dove abbiamo fatto l'ultima luna rossa, dove poi sono rimaste anche delle motorette qua e come potete ben vedere era crollato tutto.
Qua era pieno di trappole che sono tutte distrutte. Guardate qua, l'arena. Questo è quello che è rimasto dell'arena. Ora io direi di andare verso la base perché voglio farvela rivedere un po' a filmato, diciamo, come se fosse un po' un film con una bella musichetta sotto. Direi che in questa ultima puntata possiamo fare questa cosa qua. Quindi andiamo verso la base. Viaggio non lunghissimo, ma siamo tornati alla nostra base, per cui affrontiamo il ponte, andiamo verso il garage, verso il ponte, direi. A questo... Anzi no, perché non usare la Jeep per arrivare direttamente sopra? Cosa che non si dovrebbe fare. Però alla fine l'abbiamo usata anche così e deve essere un po'... tutte queste costruzioni che sono state fatte, come sono state fatte, devono portarci anche alla prossima alfa per quanto riguarda le costruzioni. Eccole qua. Vediamoci qua e direi di far partire il filmato e ci vediamo dopo. Oh, che cavolo sta succedendo? È pieno di fottuti zombie. Che cavolo sta succedendo? Cani zombie! Cani ovunque! Che cacchio sta succedendo? La base è infestata dai fottuti cani zombie! Mi stanno facendo cadere! Aiuto! Aiuto! Ma quanti cavolo ce ne sono? Via, 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 via. Devo riuscire a fare retro in questo casino qua. Devo riuscire a fare retro. Oppure un'idea migliore, un'idea migliore. Andiamo giù di qua, se riesco. Sì, facciamo una retrotattica. Mamma mia, quanti cani stanno invadendo la base. Aiuto! Via di qua, via. Via, saltiamo giù da qua. No, ho preso un colpo incredibile. I cani mi stanno seguendo, i cani. Maledetti cani. Via di qua, amici. Per questa serie e anche puntata è tutto. Ci vediamo alla prossima serie, ma il canale va avanti, mi raccomando. Stanno arrivando un po' alla volta. Mi raccomando, supportate la serie. Supportate il canale. Pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Ne è rimasto solo uno. Ho chiuso tutti gli altri là. Tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Mi raccomando, bel mi piace. Ciao a tutti e alla prossima fottuta serie di 7 Days to Die, The Survival World, Crafting e pure Game.